Per non dimenticare i brividi di solitudine nei corpi torturati, nei cuori straziati, nei pensieri dissanguati, dove i nidi di speranze furono distrutti e i sogni morirono di freddo. Solo l'anima si alzò in volo, la cenere attese il vento. Finalmente si squarciò il velo nero. Gli uomini tornarono a credere nel cielo. Giuseppina Mira. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Primo Levi. La memoria è come il mare, può restituire brandelli di rottami a distanza di anni. Primo Levi. La memoria è necessaria, dobbiamo ricordare perché le cose che si dimenticano possono ritornare. Mario Rigoni Starna. A noi giovani costa doppia fatica mantenere le nostre opinioni in un tempo in cui ogni idealismo è inondato e distrutto, in cui gli uomini si mostrano dal loro lato peggiore, in cui si dubita della verità, della giustizia e di Dio. Anna Frank. C'è un paio di scarpette rosse, a buca vuote, quasi nuove, perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole. Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta. In un mondo quasi pieno di ingiustizia e sofferenza, a ricordare che ognuno di noi è una coscienza, la può usare. Liliana Segre. Sarà bene ricordare a chi non sa ed a chi preferisce dimenticare che l'Olocausto si è esteso anche all'Italia, benché la guerra volgesse ormai alla fine e benché la massima parte del popolo italiano si sia mostrata immune al veleno razzista. Primo Levi. Per sperare che quell'indicibile orrore non si ripeta. È l'unico modo per farci uscire dall'oscurità. Elisa Springer. L'Olocausto è una pagina del libro dell'umanità da cui non dovremmo mai togliere il segnalibro della memoria. Primo Levi. Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo. Anna Frank. La memoria è determinante. È determinante perché io sono ricco di memorie e l'uomo che non ha memoria è un povero uomo. Mario Rigoni Stern. Una cattivazione non ci tormenta appena compiuta, ma a distanza di tempo, quando la si ricorda, perché il ricordo si spegne. Jean-Jacques Rousseau. In un angolo del campo di concentramento, ad un passo da dove si innalzavano gli infami forni crematori, nella ruvida superficie di una pietra, qualcuno, chi, incise con l'aiuto di un coltello, forse, o di un chiodo, la più drammatica delle preteste. Io sono stato qui e nessuno racconterà la mia storia. Luis Sepúlveda. Quando la maestra mi disse: "Non ho fatto io le leggi razziali", capii che l'indifferenza fa più male di uno schiaffo. Quell'indifferenza è la mia nemica personale, Liliana Segre. Io ci credo negli esseri umani, ma solamente in quelli che hanno il coraggio di essere umani.